Eccoci, ciao a tutti, cosa 1030 km? 1030, in 3 giorni? Sì, praticamente 2 giorni, un giorno è stato di 9. 2 giorni, sbaglio. Allora, a parte il tempo, oggi è il terzo giorno, siamo qua al confine quasi con la Turchia, oggi si è spalmata tutta la Grecia. Mezza pioggia, vento, pace. Abbiamo beccato la neve, acqua, una cosa impressa. Vento a non finire. C'era di tutto, però dai. Siamo andati avanti. È passata, è andata bene. Speriamo in un bel tempo domani perché insomma, si vorrebbe puntare a Istanbul. Se si riesce, volentieri. Tempo permettendo. Allora, oggi è giorno 3. Parliamo del giorno 1 dove siamo partiti sabato. Verso le 3:15. Ringraziamo ancora. Ringraziamo tutte le persone che c'erano, che ci hanno sostenuto, che ci hanno fatto fare una bella partenza. Ci ha dato un po' di carica. Infatti, emozionante anche è stata, da parte mia e penso anche da parte sua. E da lì siamo partiti, siamo andati a Castelletto di Branduzzo a trovare suo fratello e suo papà, perché lui è di Prato, quindi voleva salutarli l'ultima volta. Quindi siamo fermati lì vicino a Pavia per sostare un attimino, abbiamo mangiato, abbiamo fatto un po' l'aperitivo così, e poi si è messo a dormire e il giorno dopo saremo ripartiti. Siamo ripartiti, sì. Anche il tempo così e così. Però non ha piovuto. Però ci abbiamo fatto appello a prendere il traghetto, appello. Abbiamo fatto 430 km, sarete ancora. Preso il traghetto, ci si è messi in nave tranquilli, abbiamo messo un po' a posto le carte, gli itinerari da fare, un po' anche i conti, tutta sta roba burocratica che sembrava tutto perfetto e poi sono arrivati i camionisti maremma, camionisti turchi grossi così, i panzerotti che russavano alla fine. Abbiamo dormito ieri notte, però dai, è passata. Stamattina si è svegliati alle 8 con la signora che urlava come una gallina, ci ha svegliato e si è ripartiti di nuovo. Da lì si è arrivati a Igoumenitsa. Appunto si è fatto tutta una tirata. 500 km al freddo, alla pioggia. Temperatura a pranzo era 7 gradi. Congelati, completamente congelati. Ah, tra l'altro lezione del giorno, mettersi Kiwi prima che piova. Si è fatto una mezz'oretta sotto acqua, poi dopo ci siamo messi Kiwi, fatto sta tutti i giorni bagnati. Ora, però è andata bene, dai. Ora ci aspetta. A parte la pioggia, però è stata poi un piccolo. Piccolo imprevisto che poi più avanti faremo vedere i video meglio. Insomma, ci teniamo questa chicca per il futuro. Infatti, è meglio. Ora vi salutiamo perché ci aspetta una bella doccina calda. E al prossimo video blog. Ciao.